Salve a tutti e bentrovati con questa nuova edizione del nostro notiziario. Non si fermano le indagini sul duplice omicidio di Palagonia dei Rilievi. Eseguiti nella villa dei due coniugi assassinati, sono emersi altri pesanti indizi a carico del Livoriano fermato. Si tratta di un paio di slip insanguinati trovati nel giardino che il migrante si sarebbe tolto per evitare di essere sospettato. Inoltre, dai tabulati risulta che il giovane avrebbe fatto dal suo cellulare personale almeno due telefonate. Non c'è stata ancora da parte del ragazzo nessuna ammissione. Ai poliziotti di Caltagirone avrebbe detto di aver trovato per strada il borsone contenente il cellulare e il PC portatile delle vittime. Poi avrebbe spiegato di essere uscito dal CARA di Mineo alle 6 del mattino per fare rientro poco prima delle 7, ma ad accusarlo sono la mancata registrazione dell'uscita e il poliziotto di turno che nega di averlo visto. Nel borsone erano stati trovati anche un paio di pantaloni neri macchiati di sangue e una cintura bianca con una grossa fibbia, gli stessi indossati in una foto contenuta nel suo cellulare personale. Al momento del fermo, invece, indossava una magliettina grigia e le pantofole di Vincenzo Solano, a confermare la figlia della vittima. Ed è una tragica notizia di cronaca quella di Palagonia, che sta diventando nelle ultime ore sempre più un caso politico. Sentiamo perché. La gente chiede risposte allo Stato, lo Stato chiede risposte all'Europa, l'Europa risponde con proclami e belle parole, poi se ne lava le mani e il problema viene rispedito al mittente. La storia è sempre la stessa, un cane che si morde la coda ed un unico capro espiatorio, l'immigrazione. L'ultima occasione per sfogare la frustrazione esacerbata dalla totale assenza delle istituzioni, nonché dall'incapacità di far fronte in modo organizzato e programmatico all'incessante flusso migratorio verso le coste siciliane, è data dal tremendo caso di cronaca di Palagonia. Un duplice omicidio. Omicidio efferato, due anziani coniugi uccisi prima e rapinati poi, mentre si trovavano nella loro villetta in provincia di Catania. La notizia che sembra avere maggiore risonanza però non è tanto la tragicità dell'accaduto, piuttosto il fatto che a compiere il folle gesto sia stato un 18enne ivoriano, Mamadou Camara, peraltro in stato di fermo ma non ancora ufficialmente condannato, seppur tutti gli elementi conducano a lui. E così il caso diventa politico e la colpa non è di un delinquente isolato ma di tutti gli immigrati. Questo almeno sembra dall'immediata esplosione di commenti, interviste e appelli lanciati da parte della cittadinanza ed una fetta della politica italiana pronta a cavalcare l'onda della disperazione di chi ha perso i genitori. Rosita Solano, figlia dei coniugi barbaramente uccisi, in uno sfogo più che plausibile ha chiesto un incontro con Renzi e Alfano perché si assumano le loro responsabilità sulla dubbia gestione dell'emergenza immigrazione in Sicilia. La donna, nel corso di un'intervista a caldo, ha puntato il dito anche su chi viene in Italia, accolto, se così si può dire, per poi rubare, uccidere e vandalizzare. Tutto lecito, tutto giusto, chi viola i diritti di una collettività o di un singolo deve essere condannato al di là che sia immigrato, straniero o italiano. Ragionando con un po' di lucidità però ci troviamo davanti a centinaia di migliaia di persone che fuggono da guerre e atrocità preferendo andare incontro a torture e violenze inaudite e persino alla morte pagandola profumatamente con il risparmio di una vita piuttosto che vivere nel loro paese. Questo è un dato di fatto ineludibile, come lo è che nella stragrande maggioranza dei casi di omicidio in Italia il carnefice sia italiano. Sui furti e lo spaccio, invece, la questione è ben diversa. Questi fenomeni sono infatti direttamente proporzionali all'aumentare delle condizioni di povertà, disagio ingigantito dall'assenza delle istituzioni e di aiuti e all'interno del quale sguazza il malaffare, sempre pronto a reclutare forza lavoro tra i soggetti più deboli ed emarginati della società. Germania e Francia, per portare un esempio, sono nazioni multietniche dove l'immigrazione è una risorsa utilizzata per la crescita del paese. Forse allora è il popolo italiano a non essere pronto e maturo abbastanza da comprendere che barriere e confini e persino il termine immigrato siano invenzioni dell'uomo e che il pianeta non ha legittimi proprietari. Ci fermiamo adesso qualche istante per la pubblicità, rientro in studio, continueremo a parlare di sbarchi e di immigrazione, restate con noi. Tennis Club Vallejato, scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Tornei, campionati a squadre, corsi estivi, lezioni private, attività sociali, punto mare. Diventa anche tu socio del circolo, troverai cortesia e professionalità. Un ambiente esclusivo e ricercatezza nei particolari. Tennis Club Vallejato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Telefono 091 50 78 970.
340 50 95 017. Tennis Club Valle Jato, il tuo circolo del tennis. La famiglia Camilleri comunica la nuova apertura a Villa Bar. Bar, gelateria, pasticceria, pranzi veloci, crepe, happy hours. Vi aspettiamo per una prestigiosa colazione dolce o salata. A pranzo i nostri primi o secondi e contorni preparati dal nostro chef. Seduti comodamente sotto gli alberi potete rilassarvi con un cocktail, aperitivo rinforzato, crepe dolci e salate, un buon gelato artigianale. Camilleri, Corso Vittorio Emanuele 179, Villa Bate. E rieccoci in studio, continua la traversata di migranti che questa mattina sono stati salvati dalla nave della Guardia Costiera Dignity 1, 118 i migranti provenienti dalla Nigeria che sono partiti questa notte dalla Libia. A bordo 30 donne, di cui due incinte. Il servizio. Continuano senza sosta le traversate della Libia in direzione delle coste italiane. Nelle ultime ore ancora soccorsi nel canale di Sicilia. Sono 118 i migranti salvati dalla nave Dignity di Medici Senza Frontiere a 38 miglia nautiche a nord-est di Tripoli. Si tratta di un gommone da cui è partita una telefonata di richiesta di aiuto. Accanto al rimorchiatore Dignity di Medici Senza Frontiere, che al momento della chiamata era il più vicino al gommone, si è affiancato il pattugliatore d'altura Cigala Fulgosi della Marina Militare Italiana, che ha assunto il ruolo di coordinatore della scena d'azione, mentre i migranti sono stati trasferiti sul Dignity. Il Cigala Fulgosi, tra l'altro, opera nell'ambito del dispositivo di pattugliamento della Marina Militare Italiana Mare Sicuro. È stato segnalato anche un migrante ferito lieve. Il mare è piatto, totale l'assenza di vento, quindi le operazioni sono state svolte nella massima sicurezza e gestite attraverso due idrobarche della Cigala Fulgosi e alcuni gommoni della Dignity. Da un primo conteggio delle persone a bordo del gommone risultano esserci 30 donne, di cui due incinta, assenti invece i bambini. Dalle prime parziali informazioni, i migranti spiegano di provenire dalla Nigeria e di essere partiti questa notte dalla Libia. Intanto ad Augusta sono stati fermati dalla polizia con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina due giovani, entrambi originari del Gambia, dopo lo sbarco degli scorsi giorni di 142 migranti avvenuto presso il porto di Augusta. Intanto sono iniziate oggi, su autorizzazione della Procura della Repubblica, le procedure di tumulazione dei primi sei migranti giunti a Palermo nei giorni scorsi. Le salme sono state sepolte al cimitero dei Rotoli, mentre al momento le altre 46 rimarranno a deposito fino al prossimo 15 settembre, in attesa di un'identificazione. Sentiamo. Sono cominciate oggi, su autorizzazione della Procura della Repubblica, le procedure di tumulazione dei primi sei migranti giunti esanimi nel capoluogo siciliano nei giorni scorsi. Le prime sei salme per le quali è stata effettuata l'identificazione sono state sepolte al cimitero dei Rotoli. Le altre 46 resteranno a deposito fino al 15 settembre per permettere l'eventuale identificazione da parte di parenti o conoscenti delle vittime. È un ulteriore atto di rispetto per questi uomini e donne morti tentando di raggiungere l'Europa, quello di avere la possibilità di essere identificati e quindi avere una sepoltura con il proprio nome, ha detto l'assessore alla partecipazione Giusto Catania. La giunta comunale inoltre ha espresso il proprio cordoglio aderendo al momento di riflessione e di preghiera basta con le morti in mare sia all'apertura dei canali umanitari, tenutasi presso il molo Puntone del porto di Palermo. L'iniziativa è stata promossa dal Comune di Palermo insieme alla Consulta delle Culture, dalla Diocesi di Palermo, dalla Caritas Palermo, dalla Famiglia Missionaria Comboniana, dall'Ufficio Migrantes e dal Forum Antirazzista. Ma anche da Borderline Sicilia, da Salesiani Santa Chiara, dall'Ufficio Missionario, Associazione Diritti e Frontiere, Comunità di Sant'Egidio e dalle parrocchie di Santa Lucia, San Francesco di Paola, Nostra Signora della Consolazione, Maria Santissima della Lettera e Santissimi Pietro e Paolo Apostoli. Un'iniziativa che mostra ancora una volta la grande umanità e sensibilità di Palermo, ha dichiarato il sindaco Luca Orlando, e che conferma ancora una volta Palermo come città dell'accoglienza. «Noi non vogliamo essere complici del genocidio in corso nel Mediterraneo», ha aggiunto il primo cittadino, «e facciamo nostra un'iniziativa volta a superare logiche e pratiche di contrapposizione, rifiuto e chiusura». E voltiamo pagina per parlare di politica. Il Parlamento siciliano riapre i battenti con il tema del rimpasto di giunta, sempre d'attualità. PD e UDC non lo inquadrano tra le priorità politiche del governo, puntando il dito contro l'immobilismo di Crocetta verso i temi più caldi in Sicilia. Ce ne parla Lorenzo Anfuso.
Finita l'estate si riaprono le porte di Palazzo dei Normanni, ma all'interno delle ampie sale e degli sfarzosi corridoi gli argomenti sembrano gli stessi di quando tutto era andato in ferie. Con l'arrivo di settembre tornano a riempirsi gli scranni dell'Assemblea regionale siciliana, ma a tenere realmente banco resta l'ipotesi rimpasto di governo, con ancora vacante la carica di assessore alle attività produttive. Fiume Freddo, il nome sempre più quotato dal governatore Crocetta, che però sta trovando più di una resistenza anche all'interno della maggioranza. La volontà sarebbe quella di passare al più presto ad una giunta interamente politica, proseguendo il percorso segnato dagli arrivi di Baldo Gucciardi alla sanità e di Giovanni Pistorio alla funzione pubblica. Proprio i Dem snobbano la questione, puntando l'attenzione su temi più spinosi e impellenti per la regione. Senza un disegno rischiamo di finire preda delle contese tra partiti, ha dichiarato il segretario regionale Fausto Raciti. Non credo che il problema del rimpasto sia dare il via libera a una partita di giro. Bisogna capire insieme se ci sono problemi, se è il caso di rivedere la squadra. Siamo d'accordo col PD, aveva rincarato il collega dell'UDC, Gianluca Miccichè. Con la ripresa occorre definire un calendario stringente di lavori d'aula per approvare provvedimenti concreti per la Sicilia, dalla riforma della pubblica amministrazione alla legge di stabilità, all'emergenza rifiuti, alla formazione professionale e alla definizione degli interventi e delle modalità virtuose di utilizzo delle risorse nella nuova programmazione comunitaria. Temi sui quali, manco a dirlo, di coesione ce n'è già poca. Moti ondosi si addensano all'orizzonte di un nuovo anno di lavori all'Arse. E torniamo alla cronaca, perché è finita nel sangue una lite tra ex coniugi e quanto accaduto ieri in Corso dei Mille a Palermo durante una violenta discussione per questioni economiche subito degenerata in violenza. Il servizio. Tra gioia sfiorata a Palermo, una rissa tra due ex coniugi in Corso dei Mille nella zona dello Sperone è finita a colpi di coltello. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe nato da una violenta discussione per questioni legate al mantenimento. L'uomo Vincenzo Lombardo, di 67 anni, si era recato nell'abitazione della sua ex moglie Rosalia Cracolici, di 57 anni, per definire alcuni aspetti economici, ma la lite è subito degenerata e i due sono venuti alle mani. Lombardo ha ferito la donna con un coltello prelevato dalla cucina, mentre l'ex coniuge, spaventata, lo ha colpito con i cocci di un vaso prima di scappare dalla finestra del piano rialzato per sfuggire alla furia dell'uomo. Alcuni vicini hanno chiamato le forze dell'ordine. Giunti sul posto, i militari hanno trovato i due ex coniugi completamente insanguinati. I due sono stati così soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in due diversi ospedali del capoluogo, uno al policlinico e l'altro al civico. Entrambi hanno ferite da arma da taglio sul volto, ma non sarebbero comunque in pericolo di vita. Sono in corso di indagine dei carabinieri del nucleo radiomobile. Avrebbero colpito più di una volta l'ospedale civico di Palermo appropriandosi di televisori e computer. Gli inquirenti sono ancora sulle tracce della presunta banda. Nel frattempo il sindacato di polizia organizza una raccolta fondi per restituire al reparto pediatrico un televisore. Giorgia Tabita. Hanno colpito senza il minimo scrupolo il reparto di oncoematologia pediatrica, ma non solo. Lo scorso fine settimana erano già stati rubati, sempre all'interno dell'ospedale civico di Palermo, diversi computer e diversi televisori dalla sala relax degli infermieri del reparto di pneumologia. Gli inquirenti al momento non escludono la possibilità che si possa trattare di un'unica banda, ben preparata sulla planimetria dell'ospedale e delle stanze contenenti apparecchi elettronici, facilmente rivendibili nei mercatini rionali. I ladri, infatti, non avrebbero forzato la serratura del reparto di pneumologia mentre avrebbero rotto il vetro della finestra del bagno del reparto pediatrico. Allo stesso modo, i delinquenti sarebbero stati a conoscenza del posizionamento delle telecamere di sorveglianza, tanto da scurarle con una vernice spray. In un contesto in cui l'umanità degli uomini viene messa in discussione, interviene il sindacato di polizia, che lancia una raccolta fondi per riacquistare un televisore ai bambini del reparto di oncoematologia. Un furto pianificato nei minimi dettagli, al fine di rubare ai bambini quel poco che li allevia dalla sofferenza. L'uomo, come sosteneva Aristotele, è un animale razionale, dunque può scegliere quali azioni compiere lungo il corso della propria vita.
Una delle azioni che nobiliterebbero l'animo umano sarebbe quella di contribuire alla raccolta fondi organizzata dalla polizia, effettuando un versamento, indicando come causale raccolta fondi oncoematologia civico, al conto corrente Banca Prossima S.P.A., intestato alla Consap Segreteria Provinciale di Palermo, oppure collegarvi al sito consap-palermo.it, indicando il codice IBAN fornito dalla polizia. Protestano davanti al comune di Agrigento gli operatori ecologici a rischio licenziamento perché esclusi dal bando comunale per l'assegnazione del servizio. Un'avvertenza che dovrà essere risolta entro e non oltre il 10 settembre il servizio. Continua la protesta e il disagio dei 21 operatori ecologici che da circa una settimana protestano davanti al municipio di Agrigento per tenere alta l'attenzione sulla loro situazione. All'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Agrigento si è svolto il previsto tentativo di conciliazione che avrebbe dovuto concludersi con la consegna da parte dei rappresentanti delle imprese delle rispettive lettere di licenziamento ai dipendenti esclusi dal bando comunale per l'assegnazione del servizio. Ma su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria, le aziende hanno accettato di prorogare tutto di una decina di giorni per dare la possibilità all'amministrazione comunale di trovare eventuali e percorribili soluzioni condivise. Tutto rinviato dunque al prossimo giovedì 10 settembre, quando però sarà l'ultima chance all'Ispettorato del Lavoro, visto che la legge non prevede altre dilazioni temporali in questa fase dell'avvertenza. Adesso, hanno commentato i lavoratori che dopo la riunione sono tornati a incatenarsi davanti al municipio, aspettiamo di capire cosa l'amministrazione comunale ci vorrà proporre. Di certo c'è che noi non ci muoviamo di un millimetro da qui e che tutta la cittadinanza deve vedere e sapere cosa sta succedendo a 21 padri di famiglia. Buco di circa 2 milioni di euro nell'accordo di co-marketing per l'aeroporto di Birgi. Morosi, i comuni e la Camera di Commercio che sono già stati diffidati a versare nel più breve tempo possibile le somme dovute. I dettagli. C'è un buco da 2 milioni nell'accordo di co-marketing per l'aeroporto Vincenzo Florio di Birgi. Dei 2.714.000 euro, i comuni e la Camera di Commercio devono ancora versare 2.035.000 euro, ma delle 25 amministrazioni interessate nessuno ha stallato la somma impegnata e in 10 poi non hanno ancora versato un euro. Si tratta dei comuni di Trapani, Castelvetrano, Mazara, Campobello e Pantelleria, Gibellina e Santa Ninfa, Vita, Salaparuta e Poggio Reale. Il Consiglio Comunale di Trapani ha però dato proprio oggi il via libera al pagamento della somma dovuta, approvando l'originario documento proposto dal sindaco Vito Damiano, ma cambiando alcune parti sostanziali. L'amministrazione infatti intendeva modificare il precedente accordo, richiedendo delle determinate garanzie alla Camera di Commercio. Ma l'ente camerale non si è dimostrato disponibile a sottoscrivere il nuovo atto in quanto soggetto rappresentante e con i medesimi poteri del comune. E per non correre il rischio che in caso di approvazione dell'atto proposto dal sindaco Damiano non si potesse procedere al pagamento, si è reso necessario un emendamento passato con 19 voti a favore. Allo stato attuale, comunque, dei 2.714.000 euro dell'accordo di co-marketing sono stati versati solo 678.000 euro. Camera di Commercio e Comune di Marsala sono quelle che hanno versato le cifre maggiori con 150.000 euro, ma per saldare l'impegno occorrono ancora 216.000 euro. Per questo motivo adesso diverse associazioni hanno diffidato i sindaci affinché gli stessi procedano nel più breve tempo possibile all'esecuzione dei dovuti versamenti delle rate scadute. E cambiamo decisamente argomento, si svolgerà nei comuni di Gangi, Gerace e Petralia la decima edizione del festival I Borghi Più Belli d'Italia. 4 giorni dedicati alla kermesse gastronomica culturale che prenderà il via il prossimo 3 settembre. Il servizio di Cettina Pellitteri. Al via dal prossimo 3 settembre la decima edizione del festival I Borghi Più Belli d'Italia. Quest'anno la kermesse si svolgerà in Sicilia, nei comuni di Geraci, Petralia Soprana e Gangi, vincitore lo scorso anno del titolo di Borgo Più Bello. Presenti diverse delegazioni provenienti da ogni parte d'Italia in rappresentanza dei più bei borghi di tutto il paese. Articolati in 4 giornate, il programma prevede numerosi convegni, esibizioni, visite guidate e spettacoli per raccontare le identità gastronomiche
gastronomiche e le bellezze artistiche del territorio. Un autentico viaggio itinerante tra la tradizione del folklore, la storia dell'arte e la cultura, che inizierà con la cerimonia d'apertura a Pedreria Soprana, per proseguire poi nel primo pomeriggio con la scoperta delle tradizioni attraverso miti e riti e la visita ai palazzi nobiliari. Prevista la presenza dell'assessore regionale al turismo Cleo Licalzi, che ha patrocinato l'intera manifestazione. Si tratta, hanno detto i tre sindaci, di un evento promozionale di grande importanza, che coniuga prelibatezze gastronomiche di un territorio di grande valore con tesori di architettura medievale, tradizione e storia delle Madonie, che presenteremo, hanno concluso, a tutte le delegazioni provenienti dai comuni aderenti al club I Borghi Più Belli d'Italia. E ci fermiamo ancora qualche istante per la pubblicità, rientro in studio, parleremo di sport, restate con noi. Tennis Club Vallejato, scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Tornei, campionati a squadre, corsi estivi, lezioni private, attività sociali, punto mare. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità, un ambiente esclusivo e ricercatezza nei particolari. Tennis Club Vallejato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Telefono 091 50 78 970. 340 50 95 017. Tennis Club Vallejato, il tuo circolo del tennis. La famiglia Camilleri comunica la nuova apertura a Villa Bate. Bar, gelateria, pasticceria, pranzi veloci, crepe, happy hours. Vi aspettiamo per una prestigiosa colazione dolce o salata. A pranzo i nostri primi o secondi e contorni preparati dal nostro chef. Seduti comodamente sotto gli alberi potete rilassarvi con un cocktail, aperitivo rinforzato, crepe dolci e salate, un buon gelato artigianale. Camilleri, Corso Vittorio Emanuele 179, Villa Bate. Comunica. Codice 202 in atto su Palermo 98, mando in appoggio anche la lei. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controlla attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24, vigilanza notturna e diurna, vigilanza fissa, punzonature, trasporto valori. Global Security International, consorziato SicurGem. Contattaci per la tua sicurezza. E siamo al calcio, è scattato ieri sera alle ore 23 il gong finale per la sessione estiva del calciomercato. Il Palermo ha ufficializzato la cessione in prestito del giovane Accursio Bentivegna al Como, mentre è sfumata nelle ultime ore la trattativa che avrebbe dovuto portare in rosanero l'attaccante dell'Avellino Trotta. Ce ne parla Alberto Gianbruno. Non si è chiusa con il botto per il Palermo la sessione estiva di calciomercato che ieri sera alle ore 23 ha sancito l'inizio ufficiale della nuova stagione. Da ora in poi trattative rimandate a gennaio, fatta eccezione per tutti quei giocatori svincolati che avranno un mese di tempo per trovare una nuova sistemazione. Sfumato dunque l'acquisto dell'attaccante dell'Avellino Marcello Trotta, rimasto in Campania per cercare la promozione in Serie A. L'attaccante dell'Under 21 dovrà vedersene in Serie B anche con il gioiello rosanero Accursio Bentivegna, ceduto al Fotofinici in prestito al Como per dimostrare il suo valore. Un mercato che ha visto il club di Viale del Fante rinforzarsi in tutti i reparti, dalla difesa puntellata con El Kadai e i rientri di Goldaniga e Struna, passando per il centrocampo dei nuovi Iliemark, Brugman e del reintegrato Maresca. In avanti l'innesto dei giovani Djurjevic, Cassini, Trajkovski e dell'esperto bomber Alberto Gilardino, senza dimenticare la fondamentale permanenza di Franco Vasquez. E passiamo alla Lega Pro con il Messina, che potrà usufruire di un supplemento di 20 giorni per acquistare nuovi giocatori in vista della prossima stagione. Cessioni illustri invece per il Catania, costretta a salutare alcuni pezzi pregiati. E intanto questo fine settimana parte il campionato di Serie B, che vedrà impegnato il Trapani di Serse Cosmi al provinciale di Erice contro la Ternana. Sentiamo. 20 giorni in più. È il bonus che il Messina, appena ripescato in Lega Pro, potrà usufruire per l'allestimento di una formazione all'altezza della categoria, divenuta ufficiale appena pochi giorni fa. Stessa sorte è toccata ad Ascoli e Virtus Entella, reintegrata in Serie B, e nastri di partenza questo fine settimana con la sfida che vedrà il Trapani di Serse Cosmi ospitare la Ternana al provinciale. Il Catania di Pippo Pancaro invece ha salutato nella giornata di ieri alcune pedine di assoluto livello che non fanno più parte della squadra. Alessandro Rosina e Riccardo Maniero giocheranno a Bari,
mentre Francesco Lodi ha rescisso il contratto che lo legava al club etneo, potendo così scegliere la nuova destinazione per tutto il mese di settembre. E siamo in chiusura, vi ringrazio come sempre per essere rimasti con noi, a tutti un buon proseguimento con la programmazione delle nostre reti, arrivederci.